Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione che si celavano dietro l'attività di tre centri massaggi a Siena. È quanto scoperto dai carabinieri in collaborazione con la polizia municipale che hanno tratto in arresto tre cittadine cinesi titolari di altrettanti centri massaggi ubicati in posizioni strategiche della città. Abbiamo concluso un'attività investigativa con l'arresto delle tre responsabili di altrettanti centri massaggi orientali, dove all'interno si svolgeva, anziché l'attività del massaggio, la vera e propria attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Tre ragazze cinesi sono finite in malette, cosa ci può dire? Sì, abbiamo arrestato le tre responsabili, in quel momento coloro che svolgevano le funzioni di responsabili, proprio perché a loro carico si raffigurava la responsabilità in ordine al reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Loro erano quelle che tenevano la cassa, che offrivano le prestazioni ai clienti, salvo poi indirizzarli presso quelle definite cosiddette massaggiatrici che poi effettuavano le prestazioni al cliente. Prestazioni che erano quasi esclusivamente, ci sentiamo di dire, di natura sessuale, perché nessuna delle massaggiatrici aveva titoli particolari o aveva effettuato corsi in merito all'arte del massaggio. La clientela era numerosissima, abbiamo trovato oltre 400 tessere fedeltà e dalla documentazione rinvenuta, quindi numeri telefonici, indicazioni nominative, abbiamo verificato che erano numerosissimi i clienti. La clientela, sulla base dei servizi che abbiamo svolto anche in precedenza, prima di arrivare all'intervento di ieri, ci evidenziano che la clientela era variegata sia per tipologia professionale che per età, quindi dal giovane studente al pensionato, all'impiegato, e quindi una clientela estremamente varia. Qual era il giro di affari e dove si trovavano anche a livello di locazione, non solo cittadina, ma anche come erano conformati questi centri massaggi? Sì, i locali e i centri massaggio erano ubicati tutti in posizione strategica, quindi nel centro cittadino, ma facilmente raggiungibili dalle principali arterie di comunicazione. Il giro d'affari era cospicuo perché abbiamo potuto verificare da una documentazione, diciamo, parallela rinvenuta all'interno dei centri che guadagnavano circa 3-4 mila euro al giorno, salvo poi retribuire le ragazze con cifre estremamente inferiori per pochissimi euro e poi dietro anche la prospettata possibilità di offrire un permesso di soggiorno grazie a questa finta attività che svolgevano all'interno dei centri. Le massaggiatrici sono adesso agli arresti a Sollicciano in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Come si svolgeranno invece le vostre successive indagini? Sì, le tre responsabili sono state arrestate e sono state condotte presso il carcere di Firenze Sollicciano a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le massaggiatrici invece sono state sentite proprio per ricavare dalle loro dichiarazioni spunti ed elementi utili. Le attività proseguono adesso per verificare se ci sia una regia unica dietro ai tre centri massaggi che comunque da questi primi accertamenti abbiamo potuto verificare essere in stretto contatto tra di loro. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati circa 4.000 euro in contanti e oltre 600 tessere fedeltà relative ad altrettanti clienti. Le tre cinesi si trovano adesso nel carcere di Sollicciano a Firenze in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Oggi qual è stato il contributo della Polizia Municipale di Siena? Ma noi cerchiamo di fare un controllo abbastanza assiduo del territorio sempre e quindi ci eravamo accorti, così come si sono accorti anche i carabinieri, di questi passaggi, di questo vai e vieni in questi centri massaggi, anche perché comunque i cittadini lo segnalano a volte direttamente, a volte indirettamente, quindi bene o male ci arrivano queste informazioni e quindi cerchiamo di verificarle. Ovviamente è stato importante collaborare e fare un lavoro di gruppo perché ci ha consentito di essere più incisivi e di portare a casa un risultato, quindi siamo intervenuti contemporaneamente in tutti e tre i centri e credo con buon esito appunto di tutta l'operazione. È importante averlo fatto fin dall'inizio, cioè aver cercato di contrastare da subito l'insorgere di questo fenomeno che si sta comunque diffondendo a macchia d'olio in tutto il paese. Ora, come ho accennato prima, evidentemente bisognerà fare tutto un lavoro importante di verifica, questo perché ci serve anche a monte di controllo sugli edifici, sulla regolarità dei contratti, su eventuali modifiche possono essere state fatte sulla regolarità delle aziende. Di norma vengono anche aperte in modo regolare
e poi chiuse e riaperte, chiuse e riaperte. E quindi è molto difficile poi trovare, capire bene qual è il meccanismo che c'è dietro. Di sicuro c'è sicuramente un'organizzazione probabilmente più ampia di quella che si è potuta percepire su Siena, e quindi dovremo verificarlo. I carabinieri in questo senso senz'altro potranno fare anche loro molto. Una nota di colore, se vogliamo, quanto è percepito questo problema a Siena? Perché insomma è un fenomeno di cui si registrano tanti casi in tutta Italia, al nord, al sud. A Siena, in base alle vostre segnalazioni che avete ricevuto, quanto c'è questo problema nei centri massaggi? Ma esiste, il problema viene vissuto da una parte della popolazione, anche perché è legato al lavoro, cioè questi centri massaggi, la normativa che disciplina queste attività non è molto chiara e quindi si presta a essere e a nascondere fra le pieghe attività non regolari. La crisi di oggi accentua l'attenzione da parte di chi e di quanti invece fanno regolarmente un'attività pagando contributi, tasse, prendendo titoli di abilitazioni professionali, e quindi si rivolgono sempre più spesso anche alle associazioni di categoria per segnalare appunto queste attività che vengono percepite come non regolari. Poi probabilmente anche il centro massaggio orientale evoca abbastanza spesso, no? il riferimento ad attività collaterali che assolutamente non hanno niente a che vedere con i massaggi, e quindi questo crea un minimo di allarme che poi ci induce a fare verifiche.